Amici di Stefano Subtech, video al volo perché guardate un po' cosa ho qui. Ho iPhone 7 appena ritirato, andiamolo a vedere nel nostro unboxing. Bene amici, eccolo iPhone 7 nella sua confezione, nella sua scatola, appena ritirato, come dicevo, in fase di presentazione. Andiamo a vedere così a caldo, l'ho appena ritirato proprio appena 10 minuti fa, andiamo a vedere così a caldo subito il contenuto della confezione, quindi andiamo a fare l'unboxing del nostro iPhone 7, ragazzi. Finalmente mettiamo le mani su iPhone 7. Ho già tolto solo la plastica, quella trasparente, dalla confezione, però non ho assolutamente uscito, adoperato l'iPhone. Volevo farlo qui insieme a voi. Innanzitutto andiamo a vedere esteticamente la scatola. Vediamo qui la scritta iPhone con il nuovo font. Vediamo qui il disegno del nostro iPhone 7. Mi scuso un po' per i rumori di fondo, lo sto girando questo video in una postazione un pochettino insolita, diciamo così, proprio per darvi subito velocemente le impressioni del nostro iPhone, più che altro l'unboxing. Poi il video con le prime impressioni lo farò, vediamo un po' se fra almeno un giorno, perché devo comunque attivarlo e ovviamente utilizzarlo un pochettino. Questo è solo un unboxing un po' più approfondito. Come vi dicevo, come vedete la foto del nostro iPhone 7, io ho preso la versione silver, un po' per cambiare, perché il 6S era nero, e devo dirvi la verità, c'era disponibile la versione black opaca, avrei preso la black opaca, però non c'era disponibile in questi giorni, questi primi giorni comunque di commercializzazione. È stato davvero difficile trovare un esemplare da prendere, quindi ho preso questa che era disponibile, appunto silver, e andiamo ad aprire la nostra confezione. Come vedete, una volta aperta la confezione non troviamo subito il nostro iPhone come nelle confezioni di iPhone 6 o di iPhone 6S, ma troviamo questa confezioncina piccolina, che non è altro un contenitore con la guida rapida, e ci fa vedere la nuova funzionalità del nuovo Touch ID. Come tutti ormai penso che sapete, il pulsante home è diventato fisico, cioè non è più fisico, scusate, ma è touch, ma vedremo più avanti. Poi abbiamo la spilletta per aprire il carrellino, nel frattempo qui mi arrivano le notifiche, e la spilletta per aprire il carrellino e ovviamente gli adesivi della mela, come di consueto questi li posiamo qui, e come vedete il nostro gioiellino, appunto come vi dicevo prima ancora non l'ho spacchettato, come vedete c'è qui la linguetta, è tutto contornato della plastica. Lo mettiamo un attimo da parte e andiamo a vedere il contenuto della parte inferiore della confezione. Ovviamente il classico caricabatterie da parete di Apple. Poi abbiamo la novità, tra virgolette, come vedete le cuffie AirPods non sono più posizionate nel contenitore piccolino in plastica, ma in questo caso sono in questo contenitore in, diciamo così, in cartone, e qui dietro troviamo l'adattatore per le cuffie da Lightning a jack 3,5 pollici, perché il nuovo iPhone 7 appunto è sprovvisto del jack delle cuffie, il tanto chiacchierato in questi giorni jack delle cuffie. Poi vi dirò le impressioni di utilizzo e appunto le nuove cuffie, che ovviamente, andiamo ad aprirle, le sto appunto aprendo qui insieme a voi, non hanno più il jack ma il cavo, il jack da Lightning appunto. Quindi quest'anno troviamo un accessorio in più, ma appunto è dato dal fatto che
Non c'è più appunto l'entrata per il jack, quindi comunque chi ha le vecchie cuffie può comunque utilizzarle tramite questo adattatore che è comunque molto corto, quindi non è così poi tanto scomodo come stanno dicendo in rete in questi giorni. E poi il cavetto Lightning USB da una parte e appunto Lightning dall'altra come di consueto e nient'altro. Quindi questo è il contenuto della confezione del nuovo iPhone 7, ma andiamo a vedere da vicino e a togliere la plastica il nuovo iPhone 7. Sto togliendo la plastica che è una goduria togliere per la prima volta la plastica di un nuovo iPhone. Sentite il rumore? Non so se si è sentito. Ed ecco qui, ragazzi, iPhone 7. In questa colorazione, diciamo abbastanza classica come colorazione, ma molto 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 bella, devo dire. Come vedete, ho appunto la nuova fotocamera, questo bordino qui che accompagna, diciamo, la sporgenza della fotocamera, il nuovo LED flash tagliato in quattro, sono quattro piccoli LED, e le nuove bande, come vedete, le antenne che non sono più trasversali che tagliano di netto la back cover dell'iPhone, ma sono state spostate sopra qui, e devo dire, guardandolo così, non si notano quasi per niente. La parte frontale, solito posizionamento della cam frontale che è stata maggiorata, 7 megapixel a fronte dei 5 di iPhone 6S, il sensore, poi vedete lo speaker che è leggermente più largo, più lungo del precedente iPhone perché è diventato appunto uno speaker doppio insieme a quello posizionato qua sotto, quindi l'audio si prospetta molto molto elevato avendo appunto doppio speaker e il pulsante home che non è più cliccabile, lo sto cliccando per la prima volta, lo sto schiacciando per la prima volta qui insieme a voi e fa un effetto particolare perché dopo tanti anni di iPhone con il tasto home appunto fisico, meccanico, premere questo che è solo il disegno più che altro perché è come premere sulla cornice perché comunque non si preme, è solo touch con un motorino all'interno che ci restituirà il feedback. E ragazzi, questo è il nuovo iPhone 7. Come vedete, non c'è il jack delle cuffie, la mela. E con questo, ragazzi, io per il momento vi saluto. Vado ad attivarlo e a giocare per tutta la serata. Starò attaccato a questo iPhone. E che dirvi, rimanete connessi sul canale di Stefano Subtech perché già da domani conto di fare un nuovo video per le prime impressioni, così a caldo, e poi ovviamente dopo qualche giorno di utilizzo la recensione completa e seguiranno anche svariati focus sul comparto fotografico, comparto audio, gaming, di carne a fuoco ce n'è davvero tanta, ragazzi. Vi saluto e iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto questo video e appunto iscrivetevi al canale perché arriveranno dei nuovi interessantissimi video. Un saluto da Stefano Subtech.